portato? Proviamo sempre voi, c'è state. Allora, ma che m'hai portato? Allora, questa mio? È una. Senti, metti la mano, grazie. Ma sì, è calda, calda ancora. Appena fatta. Questa era il tuo. Scusate la voce, ma faccio la. Mamma mia, sì, davvero, non hai voce. No. Amore, che è? È una torta di mele. Che buona, ma l'hai fatta tu? La mia signorina che è fuori. Ah, la tua signorina? Io e la mia signorina stiamo benissimo. Ma chi è la signorina? Ma che ne so, è una la ragazza che dice. Ecco, che ma, meraviglia, ragazzi. E questa è la teglia tua che ma, mi regalasti. Ma, grazie. Un gatto di patate. È vero? Io l'ho lavata bene. Ho lasciato qualcosa di patata e ho messo. Senti, ma sei diventato principe di Roma? Principe di Roma, il mio principe di Roma. Meno male che sei entrato tu, perché sei, sì, una visto, puntata molto. Sì. Vabbè, ognuno c'ha le sue, ma insomma, ho notato con veramente. Principe di Roma, vogliamo vedere il trailer ma io subito? Ti prego. Dov'è? E adesso lo mando. Oh, ammazza. Gioacchino! Vecchi, messo il principe. Prepara la carrozza. Dopo il matrimonio, lei sarà principe Bartolomeo Mattei Gentili degli Accoramboni. Ma lei non era pure conte della Palestrina? Un titolo me lo vorrà pure lasciare? Ci mancherebbe. Ma che ve frega di diventare principe? Ma tu credi che io fossi innamorato di tua madre? Sì, però lui è anche brutto. Tua madre è morta che tu eri ancora piccola, evidentemente non te la ricordi bene. Un piccolo obolo, confido nella sua bontà. Fate male. Bartolome, quei scudi che ti ho chiesto mi servono davvero. Beh, mi fio che stavo a morire. Te lo ricordi quando volevi fare la rivoluzione? Siamo tutti uguali. E invece, io sono diventato principe. Ma chi sei? Il mondo intero mi conosce come Giordano Bruno. Mai coperto. Comprenderai chi sei davvero. Au! Oh! Rimettitela che mi fa pressione. Sono Beatrice, dei Conti Cenci. Ah, ma che ho fatto? Niente, scusa, volevo capire se eri insonnia. No, so proprio io. Per tutta la mia vita terrena mi occupai soltanto di me stesso e fu un grave errore. Mi ci mancava il Papa. Lo stesso, peraltro, che stai commettendo tu. No! Eccellenza, che era un altro sogno? No, questo era proprio un calcio in culo. 17 novembre andremo tutti al cinema a vedere Il Principe di Roma. Sì. Che film è? Edoardo Falcone il regista? Sì, Edoardo Falcone è il terzo film che ci faccio. L'ultimo era Io sono Babbo Natale con... Sì, sei venuto qua a presentarlo. Gigi Proietti, sono venuto qui, beh, sempre. E il primo era Se Dio vuole, un film molto bello con Gasman, eccetera, Laura Morante. E questo è il mio terzo con lui. E devo dire, tratto insomma da Dickens, da Canto di Natale, tratto sì, liberamente, bello. Veramente, perché è una Roma diversa, è anche un modo di parlare diverso, no? Dei ragazzi non sanno neanche che sono le fusaglie, per dirti a Roma, sono i lupini. Cioè, ad esempio, dimmi una frase che tu dici, un modo no, di parlare tipo, diverso. No, fora, che ne so, cose ormai obsolete, cioè in disuso, nessuno le usa più, delle parole tipo, ecco, mia nonna già diceva fora, per dire, sì, o sì, per sì. dire fuori, no? O ito, sortimo, queste cose qui. E qui è ancora più antico. è un film dove abbiamo avuto un cast veramente, a parte me, Rubini, Battiston. Ci abbiamo una scena con Rubini, ce l'abbiamo? Battiston, vai avanti, Timmy, magari. Timmy, la bevi l'acqua. Poi insomma sono tutti, ecco, addirittura Giuseppe si è tagliato la barba pur di stare nel film, è una stupidaggine, adesso mi sente e dice ma che cavolo di... Ecco, questo è il povero Falcone che noi ricordiamo con questa foto. Dai, ti mando questo filmato, ti mando una seconda clip che sì. riguarda proprio Sergio. E, insomma è un gran bel film, veramente, e non è... solo romano, è un film veramente che non se ne fanno più secondo me. Il 17 ci andiamo tutti. 17, viva. Sai che Tony Servillo è stato qua 2 settimane fa, ha detto "Guedi Mara, fai bene dire bisogna andare al cinema, sì. si ricomincia, ma dobbiamo dire andate a vedere i film italiani". Sì, questo che ci bisogna vadano. Fare. Sembra che ci stanno ritornando. Dai, vediamo questo posso clip. Credere che un uomo dalle 1000 risorse come lei sia in difficoltà. No, no. Che vuol dire? 10.000 scusi. Non parliamo di soldi, la prego. È volgare. Mi scusi. Lei lo sa.
Io ho interessato direttamente il Santo Padre per la cessione del titolo nobiliare. Ma stia tranquillo. Prima di domenica la discuti. Per favore, l'ho pregata. Sono mortificato. Io volevo dire comunque tutta la mia gratitudine. Io già mi sento uno della famiglia. Freni il suo entusiasmo. Lo diventerà. Dopo il matrimonio, lei non sarà più il signor Bartolomeo Proietti, ma il principe Bartolomeo Mattei Gentili degli Accoramboni, signore di Antrodoco e Oriolo Romano, marchese di Castel San Pietro e cameriere segreto di Cappa e Spada di Sua Santità Leone XII. Ma lei non era pure conte da Palestrina? Un titolo me lo vorrà pure lasciare? Ci mancherebbe. Allora, un cast eccezionale. Sì, sì. Il film è Giulia Bevilacqua, il 17, il 17 giovedì. Tu sei cinema. Contento, sei soddisfatto? Molto, molto. È un gran bel film. Ringrazio Occhi Pinti, Guerra, insomma, Edoardo Falcone e tutti quanti, perché è veramente un gran film, e i miei colleghi, diciamo così. E Dio, che sembra ci sia. E io ti amo, Marco Giallini!